assessore, grazie a tutti voi per aver organizzato questo importante incontro ed è con grandissimo piacere che io torno, anche se oggi soltanto via web, torno in Calabria, una regione che mi sta particolarmente a cuore, una regione che, come ho più volte ripetuto, ha delle grandissime, straordinarie potenzialità. E vi annuncio, fra l'altro, che sarò con voi invece fisicamente, voglio essere con voi fisicamente prossimamente, conto per febbraio di poter ritornare in Calabria portandovi ancora altre importanti e belle novità. Ma la sfida che voi avete raccolto dimostra che la Calabria può veramente utilizzare al meglio questa importante riforma. Credo che sia una delle regioni che hanno risposto con maggiore entusiasmo e con grande concretezza. E quindi innanzitutto i miei complimenti ai dirigenti scolastici, ovviamente alla direttrice dell'ufficio scolastico regionale, dottoressa Iunti, i miei complimenti all'assessore, dottoressa professoressa Princi, che sta svolgendo un lavoro veramente eccezionale, ma come dicevo i miei complimenti alla scuola calabrese che sta assecondando le riforme del Ministero con grande intelligenza, con grande lungimiranza e con grande sensibilità. Questa è una riforma che è importante per il Mezzogiorno, è importante per i nostri giovani, è importante per l'Italia tutta. Perché dico che è importante in particolare per il Mezzogiorno? Beh, voi sapete i dati, li conoscete i dati, più di 1 milione di posti di lavoro che non vengono coperti ogni anno per mancanza di qualifiche. È un dato drammatico, è un dato che io ritengo sia un'offesa, un insulto ai nostri tanti giovani che hanno delle potenzialità straordinarie e che non trovano lavoro o che non trovano un lavoro coerente, confacente con le loro potenzialità. E magari che trovano un lavoro dopo tanto tempo e non riescono invece a immettersi subito nel mondo lavorativo. È una sfida questa importante per tutte le associazioni di categoria che infatti hanno supportato unitariamente, con grande coraggio, con grande intelligenza questa riforma. Penso veramente a tutte, nessuna esclusa, le associazioni del mondo produttivo, per cui è una straordinaria occasione di competitività e quindi è una straordinaria occasione per il Paese per accrescere la ricchezza, per accrescere il cosiddetto PIL. È una riforma che, come voi ben sapete, porta i giovani ad inserirsi prima nel mondo del lavoro, ma attenzione, senza intaccare la qualità, anzi, noi privilegiamo la qualità sulla quantità. Devo anche aggiungere che potenziamo l'italiano, la matematica, l'inglese, proprio quelle materie che tutte le rilevazioni internazionali hanno sottolineato essere deboli oggi nel percorso dell'istruzione tecnico-professionale. Ma soprattutto costruiamo la filiera, il 4 più 2, per far sì che ci sia la possibilità, l'opportunità, l'incoraggiamento a, come dire, continuare questo percorso, a costruire anche dal punto di vista programmatico, dal punto di vista dei programmi, una continuità nel percorso dell'istruzione tecnica e professionale con il percorso di DTS. Ovviamente per il nuovo percorso dell'istruzione tecnica e professionale è aperta al mondo dell'università e fra l'altro con una innovazione molto importante noi apriamo al mondo dell'università, al mondo degli ITS, anche quella formazione professionale di qualità e anche qui credo che sia un passaggio veramente rivoluzionario perché vuol dire valorizzare anche la formazione professionale regionale. Ma poi c'è il collegamento stretto con il mondo del lavoro, quindi il maggior spazio e la maggiore attenzione data all'alternanza scuola-lavoro, la importanza dell'apprendistato formativo e sapete quanto l'apprendistato formativo possa essere utile anche alle famiglie dal punto di vista proprio del incremento del reddito familiare.
ma c'è anche una grande attenzione all'internazionalizzazione. Per la prima volta in Europa portiamo la ricerca e l'innovazione all'interno come momento strutturale, come momento proprio cardine di questa nuova scuola dell'istruzione tecnico-professionale, portiamo all'interno di questo percorso, e ci sarà una direzione al Ministero che si occuperà proprio di incoraggiare, di supportare la ricerca e l'innovazione fatta all'interno degli istituti tecnico-professionali e ovviamente anche all'interno degli ITS. E poi c'è la possibilità, laddove manchino delle specializzazioni, di assumere all'interno di queste scuole tecnici, manager, dirigenti d'azienda, imprenditori, proprio per rendere sempre più vivace, sempre più forte il collegamento fra scuola e impresa, fra scuola e mondo del lavoro. Ovviamente questo senza intaccare minimamente l'autonomia delle scuole, quindi saranno le scuole che decideranno come, se e quando utilizzare queste risorse esterne. Quindi insomma è una grande sfida, è una sfida importante. Iniziamo con una sperimentazione proprio perché vogliamo che sia la più partecipata, la più condivisa possibile, in modo anche da poter come dire, verificare come procede nel corso del tempo, ma è ovvio che noi auspichiamo che l'obiettivo conclusivo di questo percorso possa essere, come dire, una sedimentazione e un'implementazione di questa sperimentazione.